Non riuscivo io a fare il passo. Allora il maestro mi ha dato una spinta, oltre la tenda che si è richiusa dietro di me, strusciandomi sulle spalle come alla fine di un ultimo abbraccio che aveva tentato di trattenermi. Stavo sul palco, nella luce vorace dei fari che si mangiava il mondo là davanti, fatto di maestre, maestri, genitori, nonni, familiari sfusi, due assessori e la sedia al centro in prima fila lasciata vuota perché non si sa mai venisse il sindaco. Il sindaco non viene mai. Accanto a me i miei compagni già pronti. Una al pianoforte, uno al violino, due alle chitarre, poi i bambini di famiglie meno abbienti con le clavette in braccio e ultimi in fila gli ultimi della società, i poveri coi flauti di plastica. Anch'io ero un flauto. La storia dei diritti civili, ai grandi temi, insomma, ci sono state canzoni che hanno cantato la pace, che hanno cercato di fermare la guerra del Vietnam, che hanno protestato contro un modo arrogante e molto poco timido di gestire i rapporti tra popoli e tra paesi. E quando si va a ricercare dietro una canzone, inizia un gioco di scatole cinesi praticamente, per cui una cosa ti porta a un'altra cosa. Si aprono tante finestre e le storie degli autori delle canzoni che si conoscono poco, degli arrangiatori, dei produttori, ovviamente dei cantanti che si conoscono di più ma si conoscono spesso superficialmente, e le storie si intrecciano con la grande storia, e per cui io stesso rimango sorpreso. Perché ho scelto di scrivere questo libro? Perché mi piace studiare, mi piace ricercare, andare a vedere dietro le cose. E quindi ci sono canzoni particolarmente significative, ci sono canzoni che hanno significato moltissimo per tutti noi, di cui ignoriamo il percorso, non sappiamo chi le ha scritte, non sappiamo quanti l'hanno rifiutate, per quanti anni sono rimaste in un cassetto, inascoltate. Le chiamo un po' le cenerentole della musica. Almeno Tu nell'universo è stata in un cassetto per 17 anni, non la voleva nessuno. L'hanno proposta a vari cantanti, alla fine Bruno Lauzi si è impuntato, era di Bruno Lauzi e di Maurizio Fabrizio, perché l'ha scritta nello stesso anno in cui scrisse Piccolo Uomo per Mia Martini, e si era giustamente impuntato sul fatto che Almeno Tu nell'universo la dovesse cantare sempre lei, ma l'ha scritta nel 72.